Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, siamo in diretta ABS, quindi 30 minuti di lavoro sul nostro addome per renderlo più forte e anche più bello, perché no? Allora, già vedo Cinzia e sicuramente c'è qualcun altro perché vedo una seconda persona, almeno è quello che vedo io. E allora preparate il vostro tappetino e preparate un bastone o piccolino oppure quello della scopa, ok? E utilizzeremo quindi il bastone per il nostro circuito. E ecco Maria, mi pare sia Maria, non mi compare il nome ma mi compare la foto, eccola lì. Buongiorno Mary. Allora, siamo pronti anche questa mattina a fare un bel risveglio muscolare? Abbiamo un minuto, quindi cominciamo a posizionarci nella nostra sala fitness, così comoda, ci svegliamo, non dobbiamo uscire e ci posizioniamo subito per la ginnastica. Direi che è molto molto comodo, però è anche bello venire in palestra per socializzare, quindi diciamo dovrebbero coesistere le due cose. Allora, vediamo un pochino se riesco a, se c'è qualcun altro. Intanto voi disponetevi, io ho messo il tappetino, lo metto sotto i piedi sempre perché tolgo le scarpe, ovviamente non servono, quindi potete fare come me per stare più comodi. E andiamo ad attivare il nostro timer di 30 minuti e poi ovviamente i nostri esercizi sono da 50 secondi e 20 secondi di recupero. Pronti? Via! Andiamo a riscaldarci, quindi ci posizioniamo sul tappetino, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, allunghiamo la schiena, risucchiamo l'ombelico e da qui prendiamo aria e mandiamo l'aria fuori, vai, 2. 3, 4, 5, da qui vai con le spalle indietro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da qui vai con le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, andiamo avanti con le spalle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, andiamo avanti con le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui andiamo in flessione laterale e distendiamo bene il braccio. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Braccia laterali, spalle basse e vai in torsione, in rotazione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ritorna, mani sui fianchi, riscaldiamo anche la zona lombare, avanti e indietro col bacino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da qui andiamo a destra in circonvoluzione, 2, 3, 4, 5 e cambio dall'altra parte, 1, 2, 3, 4, 5, incrocio le dita, distendo le braccia in alto e allungo bene, rimango sempre 8-10 secondi in questa posizione,
prendo il polso destro e fletto e cambio dall'altra parte. Da qui incrocio le dita di nuovo e arrotondo la schiena, nascondo la testa. Vado su, vado ad incrociare le dita dietro e vado a distendere, apro bene il petto. Da qui piano piano chiudo i piedi, porto le mani sulle cosce e srotolo la schiena fino ad arrivare a terra con le mani, piegando leggermente le ginocchia. Scarico bene la cervicale, le spalle, la schiena e allungo la muscolatura posteriore delle gambe. E con calma, mantenendo le ginocchia piegate, ritorniamo su piano 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 e siamo pronti per il nostro bel circuito. Quindi prendiamo il nostro bastone e cominciamo con il primo esercizio, che due esercizi li faremo in piedi e poi andremo sul tappetino. Allora, portiamo il bastone in questa posizione qui e facciamo una flessione laterale come se volessimo andare a toccare la caviglia. Vedete, sollevo la gamba e la porto in questa posizione. Pronti, solo a destra. Via. Uno. Due, fletto il busto e sollevo un pochino la gamba e direziono il bastone verso la caviglia. Vai. Ok, quello che devo sentire ovviamente è l'attivazione dell'addome. Manteniamo sempre l'ombelico verso la colonna vertebrale, quindi pancia dentro e i glutei stretti. Vai. Forza. Questo movimento qui, cercate di non ruotare il busto, ma mantenete le spalle in posizione frontale. E via, da questa posizione adesso andiamo in sumo squat, portiamo il bastone sul petto e facciamo questo. Ok, quindi facciamo delle rotazioni del busto molto veloci. Pronti? 3, 2, 1, via, destra, sinistra. Manteniamo il carico sulle gambe, così che diciamo la schiena non si inarchi, è più protetta in questa posizione. E cerchiamo anche qui di fare delle piccole rotazioni e di mantenere l'addome in contrazione costante. Non si deve mai rilassare, veramente piccole, non bisogna ruotare tantissimo. Vai, respira, così, ultimi secondi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop e adesso andiamo in flessione laterale sinistra, quindi bastone in alto, flessione laterale del busto e intanto sollevo la gamba perché devo portare il bastone in direzione della caviglia. Pronti? 3, 2, 1, via. Senza fretta, questo facciamolo veramente piano e profondo. Cerchiamo di flettere abbastanza il nostro busto e di portare il bastone verso la caviglia senza ruotare il busto. Vai, così. Facciamo un po' di variazioni di questi esercizi, ce ne sono tante di variazioni, dal più semplice
al più, diciamo, artistico, però insomma per non ripetere sempre gli stessi esercizi, magari vi faccio vedere altre variazioni. Stop, andiamo con il sumo squat, quindi portiamo il carico sulle gambe, il bastone sempre al petto e andiamo a fare queste piccole rotazioni, ok? Pronti? Recuperiamo un altro pochino, anche se non ci siamo stancati. Via! Vai! Piccole, piccole rotazioni, sempre più veloci. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dopo questo esercizio andremo a terra e ve lo dico così, avete 20 secondi pieni per posizionarvi. Vai, 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 vai. Respira. Così. Carica anche le gambe un pochino. Cerca di mantenere le ginocchia piegate. Vai, solo 18, anzi 15 secondi. Forza, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Andiamo subito a terra e andiamo a fare il nostro crunch. Quindi piedi a terra, bastone su, andiamo a chiuderci in avanti e a portare il bastone sulle ginocchia, oppure mani dietro la nuca e sulle spalle. Via, se ci fa male il collo, ma non è un piccolo dolore, ma ci dà proprio fastidio, possiamo optare per le mani dietro la nuca. Cerchiamo di lavorare con calma, cerchiamo di arrivare alla massima contrazione e quando torniamo giù non rilassiamo l'addome, ma manteniamo la schiena a terra, perché quando si scende la schiena si inarca automaticamente. Quindi noi dobbiamo cercare con la forza dell'addome, anche per non farlo recuperare, di mantenere la schiena piatta sul tappetino. Vai, 10 secondi, rimani sempre un secondo su in crunch, sia che tu abbia le mani dietro la nuca che il bastone, e stop, recupero. Adesso andiamo con le gambe a 90 gradi, possiamo sia portare le mani dietro la nuca, crunch, e andare a toccare, diciamo, le gambe, oppure in questa posizione andiamo a chiudere la fronte alle ginocchia e portiamo il bastone alle caviglie. Via, prendo aria e mando l'aria fuori. Voglio che lavoriate con controllo, ok, e precisione. Quindi non mi interessa la velocità, cerchiamo di mantenere questa contrazione almeno uno, anche due secondi e poi ritorniamo giù senza far recuperare l'addome. Quindi l'addome lo dovete sentire sempre attivo. Vai. Vai. 5. 4, 3, 2 e 1, recupera e adesso ripetiamo tutti e due questi esercizi, quindi andiamo con il crunch, ho mani dietro la nuca e salgo su con le spalle, oppure braccia in alto, porto il bastone sulle ginocchia e chiudo il mento, eh? Pronti? Via, 1 e ritorno, 2, chiudo bene l'addome, 3, stringo, 4, vai, chiudi, stringi, 5, 6, 7, respira, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e stop, recupera. Adesso vai con le gambe sempre a 90 o mani dietro la nuca
saremo in crunch e poi andiamo a toccare le caviglie chiudendo il mento, oppure con il nostro bastone andiamo verso le caviglie e chiudiamo la fronte verso le ginocchia. Via. Uno. E ritorno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. E l'ultimo, 15. Ok, adesso andiamo a vedere altri due esercizi. Il primo, andiamo con il bastone verso tutte e due le caviglie, quindi una volta a destra, una volta a sinistra, oppure mani dietro la nuca, tocco una volta la caviglia destra, una volta la caviglia sinistra. Via. Uno. Due. Vai. 3, anzi rimaniamo su, che è meglio. 4, 5, 6, 7, rimani su con le spalle, 8, 9, 10, 11, vai, fletti bene, 12, 13, portiamo sempre il bastone verso l'alto e poi ritorniamo alla caviglia destra una volta, sinistra la seconda, 3, 2, 1 e stop, recupera, vai con le gambe su in alto, porta il bastone qui sulle tibie e fai scivolare il bastone, lo scivolare il bastone verso le caviglie. Con le mani dietro la nuca, stessa cosa, crunch, tocco le caviglie, via, uno, due, anche qui rimaniamo su, tre, quattro, cinque, sei, sette, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'ultimo 15. Ok, ripetiamo il primo esercizio, quindi o mani dietro la nuca, salgo con le spalle su e rimango con le spalle su, una volta tocco una caviglia, una volta l'altra, oppure su con il bastone, su con le spalle e stessa cosa, destra, sinistra, via, uno, due, tre, facciamolo lentamente, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, guarda avanti, 15 se non hai le mani dietro la nuca, 16, 17, 18, 19, forza gli ultimi 8 secondi. Respira, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, andiamo con le gambe su, andiamo con o le mani dietro la nuca, crunch e tocco le caviglie, oppure porto il bastone sulle tibie, salgo, chiudo il mento e cerco di arrivare in alto, più in alto possibile, via, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, forza, e 15. Stop, ok, adesso andiamo a fare altri due esercizi molto molto carini. Andiamo prima di tutto, allora, dobbiamo fare una bicicletta, guardate bene, quindi aspettate che questo è un esercizio nuovo per cui ce lo devo far vedere un po' più con calma. Quindi abbiamo gambe a 90, mani dietro la nuca, da qui come conoscete no, la bicicletta, vado con il gomito verso il ginocchio e la gamba avanti o in alto, con il bastone stessa cosa, vado a toccare una caviglia, vedete, con un'estremità, mentre l'altra punta scende e poi cambio, stessa cosa un po' più difficile, via, vai, questo con il bastone oppure mani dietro la nuca e lo fate con, insomma, bicicletta semplice, normale, anche con le gambe piegate, come vi pare, gambe piegate, gambe distese avanti, gambe distese in alto, vai, spero si veda bene questo esercizio, non è facilissimo da guardare, più che altro da osservare, ma è facile da fare, vai, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, andiamo su adesso e facciamo un altro esercizio molto molto simpatico. Allora, ci portiamo in questa posizione, poi ovviamente se non ce la fate potete anche scendere, risalire, portiamo il bastone sulle gambe, ci fermiamo e rimaniamo in posizione isometrica. La schiena è rotonda, non è inarcata, non è distesa, arrotondiamo e ci concentriamo sull'addome. Ok, se poi ad un certo punto non ce la faccio, ritorno giù, 2 secondi, risalgo e provo a mantenere di nuovo la posizione, facciamo la piccola step, oppure se siete tanto tanto brave potete mantenere per 50 secondi. 15 secondi e abbiamo fatto, Vai, 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 manteniamo la posizione, le braccia avanti, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, ritorniamo giù, andiamo in bicicletta, quindi ho mani dietro la nuca, sulle spalle, ginocchio gomito, oppure potete distendere la gamba, oppure col bastone tocco la caviglia, il lato piede scende, via, facile facile, mantengo ovviamente sempre le spalle in alto e se ho il bastone tra le mani il mento si va in chiusura. Vai, 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 pochi secondi ancora. Solo 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, ok, andiamo su. E andiamo in posizione isometrica come prima, quindi ci posizioniamo per bene,
con le gambe in alto, poggiamo il nostro bastone e rimaniamo pronti, via. Ok, cerchiamo di non far cadere il bastone, quindi non dobbiamo scendere con le gambe, ma dobbiamo cercare di resistere. Arrotondiamo bene la schiena e chiudiamo l'addome. Guardiamo tra le nostre cosce e respiriamo, cerchiamo di non stare in apnea, non con la bocca serrata, ma fate uscire l'aria. 20 secondi, ce la facciamo sicurissimo. Dai che stiamo per concludere il nostro circuito. Dai, 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 dai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, rimaniamo in questa posizione. Poggiamo solo i talloni a terra, oppure possiamo anche distendere le gambe da qui. Andiamo con il bastone in alto e poi facciamo una specie di rollato, quindi cerchiamo di scendere e di chiudere l'addome. E ritorniamo su, facciamolo tutti questo. Via. Uno. Due. Anche con le gambe piegate. Tre. Quattro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, forza, pochi secondi ancora, cerca di scendere e chiudi l'addome con forza, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E recupera adesso il rematore, diciamo, no, rematore. Facciamo delle rotazioni del busto portando un pochino indietro la schiena. Se non ce la faccio, la schiena rimane dritta e porto il bastone a destra e a sinistra, così. Via. Decidete voi quale posizione assumere, le gambe rimangono sempre nella stessa posizione, vai, e il bastone lo porto a destra e a sinistra con questo movimento leggero, vai, respira, pochi secondi ancora. Cerchiamo di chiudere bene l'addome e di non inarcare la schiena. Solo 10 secondi, ci siamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! E adesso andiamo con il primo esercizio. Quindi distendo le braccia in alto e poi ritorno giù e chiudo l'addome portando la schiena un pochino indietro, che possiamo scendere ovviamente quanto riusciamo. Pronti? Sulle braccia, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pochi secondi, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e l'ultimo stop. Ok, ultimo esercizio per noi, andiamo in rotazione del busto, quindi o con la schiena distesa o con la schiena un pochino indietro facciamo questo movimento. Ok, pronti? Attiviamo l'addome e via. Ultimi 50 secondi di lavoro, ultimo sprint per noi, vai.
ottimo lavoro per iniziare la giornata. Alle ore 9 c'è anche la lezione di postura fitness, quindi ovviamente non dico a Maria e Cinzia che sono qui adesso, ma spero che qualcun altro si alleni con me anche alle ore 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Togliamo il bastone e adesso rilassiamoci completamente. Un minuto proprio così. Ci distendiamo, distendiamo le braccia e le gambe. Se ci dà fastidio la zona lombare in questa posizione, allora portiamo i piedi a terra. Respiriamo profondamente, rimaniamo così in allungamento. Ci vediamo alle 9 con Postural Fitness. Buona giornata a tutti.